cresciuta con la quasi consapevolezza che non avrei fatto niente di buono, che non ci sarebbe stato speranza per me. Ma nessuno mi aveva detto però che poi avrei incontrato un signore che è uno specialista nei riscatti. Noi quando pensiamo a Gesù diciamo sempre che lui è il nostro redentore, cioè il nostro riscattatore, cioè colui che fa qualcosa per te. Tu meritavi qualcosa, invece te ne dà un'altra che non meritavi. Oppure tu eri destinato a vivere in un modo e lui cambia la sorte. E da quel momento in poi ho detto, io voglio cambiare la sorte degli altri. Se lui ha cambiato la sorte mia, io la voglio cambiare agli altri, perché in realtà lui cambia la mia sorte mentre io la cambio agli altri. Cioè, quando si tratta di povero nella Bibbia, non si parla semplicemente di un povero economico. Poveri erano anche i farisei, coloro che di ricchezza ne avevano. Eppure Gesù li definisce poveri a volte, nel senso più dispregiativo. Erano talmente poveri che tutto ciò che avevano era la loro legge e non una relazione con Dio. Povertà si intende non solo ciò che non hai fisicamente, ma ciò che dovresti avere non lo hai. Noi operiamo in Tanzania, dove la popolazione della Tanzania vive con un dollaro al giorno, in alcuni casi pure meno. La Tanzania, oltre ad essere in realtà nella scala povertà mondiale, forse fra i primi, è anche un luogo in cui io personalmente sono completamente morta. Lì ho lasciato il mio cuore, nel senso che sono stata particolarmente male. C'è stata una rottura nella mia vita che ha fatto sì che la Tanzania fosse il luogo della mia morte. Io ho odiato la Tanzania, l'ho odiata, ho odiato quei villaggi, ho odiato quel luogo, quel posto, quella terra, perché in quella terra erano successe delle cose molto gravi per quanto mi riguarda nella mia vita. E proprio nel luogo in cui noi siamo stati profondamente male, nel luogo in cui noi rimaniamo bloccati, che poi Dio ci riscatta. Pensare in grande a noi umani non viene facile, perché siamo circoscritti, siamo piccoli noi anche mentalmente, quindi quando pensiamo ai grandi progetti ci viene l'ansia. Ed è così, è stato così anche per me. Veramente un grande viaggio inizia dal primo passo, dal primo sì. Un grande oceano inizia dalla prima goccia, veramente. Io ho realizzato questa cosa, mi sembrano frasi fatte e romantiche, ma è realtà ed è verità. È una scuola, inizia da un mattone. È chiaro che da sola non ce l'avrei mai fatto, ho dovuto avere la grazia, perché di questo si tratta, di incontrare centinaia di persone meravigliose, deliziose, che con commozione, quasi a gara, donavano. E sapete, fare raccolta fondi in Italia è quasi impossibile, perché noi ci sentiamo terra di missione, noi abbiamo bisogno di missionari che vengono da noi. Non possiamo essere noi missionari e andare oltre. Forse noi non doniamo più perché abbiamo paura, siamo stanchi di sperperare i nostri beni, a volte ci sembra pure una mancanza di buon senso, una mancanza di responsabilità per la nostra famiglia, per quello che facciamo, per la nostra vita personale. Il mio buon senso non è il senso di Dio. Sembra sottile, capite, perché sono cose buone, ma noi come cristiani, come figli di Dio, non stiamo cercando le cose buone, noi stiamo cercando le cose di Dio, che spesso sembrano uguali, ma non sono uguali. È come scegliere il bene o scegliere il meglio, è come Isacco o Ismaele, eh? Scelgo di avere un figlio o scelgo di avere il figlio che Dio aveva scelto per me. Sapete, predicare il Vangelo in questi luoghi è difficile, non è facile predicare il Vangelo in questi luoghi in cui sono tutti animisti, barabai, masai, musulmani e quant'altro. Noi tra l'altro paradossalmente abbiamo scelto un luogo che di cristiano non ha niente. Predicare il Vangelo è impossibile se non è accompagnato da atti concreti. Se Gesù avesse semplicemente predicato del regno senza aver partecipato alla vita quotidiana delle persone, aver fatto quei miracoli che faceva, forse secondo me è l'ultima delle cose straordinarie che ho fatto, i miracoli. Godere semplicemente della presenza degli altri. Forse questo era il più grande miracolo per lui. Nella semplicità era presente a
ascoltava. Io immagino quante volte abbia chiesto come stai alle persone. Parlami del tuo problema, raccontami. Perché un uomo che fa miracoli è perché ha amato quelle persone. La fede opera mediante l'amore. L'amore tu hai per le persone quando stai con le persone. Io non potevo avere amore per queste persone, francamente, se non stavo con loro e non spendevo la mia vita, non sentivo il loro caldo, la loro sete, a volte la loro fame e i loro bisogni. Ecco perché è importante spingerci oltre. È importante avere quel coraggio di uscire oltre dal nostro comfort, dalla nostra casa, dal nostro ambiente, perché in quel modo hai quell'input che ti aiuta ad avere il coraggio di avere la sensibilità per gli altri, non solo per te stesso. Ma io non sto parlando chiaramente solo di missione dall'altra parte del mondo, parlo di aprire semplicemente casa nostra, di uscire nelle nostre vie, di accorgerci dell'altro. Noi come Chiesa abbiamo questa responsabilità, perché di questo si tratta. Allora, io non credo che il Signore metta dei pesi in noi, ma uno ce lo merita, ed è l'amore per gli altri. Sapete perché? Perché questo peso ce l'ha avuto lui. E in quanto suoi figli, quindi seguaci, se veramente lo imitiamo, noi dovremmo imitare e fare a gara nell'amore. Non nelle buone opere, è una conseguenza quella. Quindi il nostro peso, la nostra costrizione, la nostra urgenza è nel cercare di sentire il dolore degli altri come se fosse il nostro. Sapete perché è conveniente? Perché quando l'altro gioirà, è anche la nostra gioia. Non si tratta solo di soffrire con gli altri, si tratta anche di gioire con gli altri. Non dovrebbe essere la mia gioia quella. Diventa mia perché ho sentito quel dolore. Io vi prego di sentire la gioia di migliaia di bambini che finalmente hanno speranza. Mi rendo conto che stiamo parlando di popolazioni lontane. Però c'è lo Spirito Santo che ci avverte, che vi può convincere dentro. Ecco, questa scuola che non c'è... c'è. A me piace pensare che Dio faccia questo nelle nostre vite. Lui ti toglie un nonno. Lui ci fa essere, non ci fa non essere. Lui ci fa vivere, non ci fa non vivere. Questo nonno che si elimina, non si elimina da solo. Perché il Signore fisicamente non c'è e prende le mani, i piedi e gli occhi e tutti gli arti attraverso le persone. Quindi un nonno viene cambiato, viene eliminato semplicemente se ci sono altre persone disponibili che cooperano e si fanno strumenti disordini.